Nella domenica più temuta il Bari ha trovato il record di spettatori, 54.697, di incasso 1.726 milioni ed un successo storico. La Juventus ha pensato forse di aver già vinto la gara prima di averla disputata. Un grave errore di valutazione quello della Juve, perché il Bari in formazione d'emergenza per le assenze di quattro titolari, come noto sospesi dal giudice sportivo, ha estratto dal cilindro una prestazione da tramandare ai posteri. Anche la Juve aveva qualche problema con le squalifiche di Julio Cesar e di Cagno, ma la formazione juventina è apparsa poco determinata, mentre il Bari sotto il profilo della concentrazione è stato superlativo. Il Bari ha adottato una rigida e intelligente marcatura uomo, affidando Baggio all'implacabile Brambati, Schillaci al controllo asfissiante di Maccoppi e Desler al vivacissimo Gerson. Il Bari è andato in gol al settimo minuto al suo primo contropiede, una rete nata da un geniale suggerimento di Maiellaro a Soda, che dopo aver ripreso la palla respinta da Tacconi l'ha depositata tra il primo palo e De Marchi. Per Antonio Soda, 27enne di Catanzaro, un esordio felicissimo nel Bari. La Juventus, che ha schierato Bonetti in retroguardia e Fortunato nella parte centrale, ha avuto difficoltà nell'impostazione della manovra proprio nella zona nevralgica del campo. Nel primo tempo soltanto su punizione di Esler ha insidiato l'avversario, che al 31esimo su un'altra azione di rimessa ispirata da Maiellaro ha raddoppiato. Sul cross del fantasista barese De Marchi ha spedito la palla nella propria porta. La Juventus è sembrata frastornata, incapace di riordinare le idee, ed il Bari ha colpito anche un palo con uno splendido pallonetto di Terracenere. Nella ripresa Maifredi ha sostituito Fortunato con Alessio, il Bari pilotato dal saggio di Gennaro si è limitato a contenere. Salvemini ha dirottato Terracenere su Baggio e Brambati su Alessio. La Juventus soltanto al 21esimo si è resa pericolosa con De Agostini. Baggio si è fatto notare su calcio piazzato, ma Biato è stato bravissimo a deviare la sua confusione sul palo. È stato questo, a metà della ripresa, il momento migliore della Juve, che ha trovato l'orgoglio di Marocchi, che dopo una magnifica combinazione con Alessio ha calibrato male il tiro. Marocchi si è innervosito ed ha commesso un fallo piuttosto cattivo su Carrera. Schillaci si è dato un gran da fare, ma è stato assistito malissimo dagli inventori di gioco Baggio e Desler. Sul 2-0 abbiamo cercato almeno di accorciare le distanze, però ci ho cercato di provare in tutti i modi, però sono stato sfortunato. In contropiede il Bari ha continuato con Maiellaro, oggi uomo leader, a impensierire la Juventus. Un Bari che nel primo tempo ha lottato, gli è andato bene qualcosa, e noi che non siamo riusciti a entrare in partita se non nel secondo tempo, quando abbiamo avuto la possibilità anche di ridurre, e se avessimo preso al balzo questa occasione probabilmente saremmo riusciti a fare qualcosa di buono. Non l'abbiamo fatto, vuol dire che era una giornata segnata, accettiamola con tranquillità, con serenità. Certo, alla fine per noi era importante anche non perdere, per cui un pari andava bene, poi è venuta sta vittoria, tutto di guadagnato.